La parola quotidiana di Dio. Ho compiuto molte opere fra gli esseri umani e in questo periodo ho pronunciato molte parole che mirano alla salvezza dell'uomo e sono state pronunciate affinché l'uomo possa entrare in armonia con me. Eppure in terra ho guadagnato solo poche persone che sono in armonia con me. Perciò dico che l'uomo non apprezza molto la mia parola, poiché l'uomo non è in armonia con me. In tal modo, l'opera che compio non serve soltanto a far sì che l'uomo possa adorarmi, ma anche, ed è la cosa più importante, a far sì che l'uomo possa essere in armonia con me. Gli esseri umani che sono stati corrotti vivono tutti nella trappola di Satana. Vivono nella carne, vivono nei desideri egoistici e non ce n'è nemmeno uno fra loro che sia in armonia con me. Alcuni dicono di essere in armonia con me, ma tutti adorano idoli vaghi. Sebbene riconoscano la santità del mio nome, percorrono un cammino che procede in senso contrario a me e le loro parole sono colme di arroganza e di un'eccessiva sicurezza di sé, perché in fondo sono tutti contro di me e non sono in armonia con me. Ogni giorno ricercano nella Bibbia tracce di me e individuano a caso dei brani adatti che leggono incessantemente e che recitano come scritture. Non sanno come fare per essere in armonia con me, non sanno che cosa voglia dire essere in contrasto con me, e si limitano a leggere ciecamente le scritture. Imprigionano nella Bibbia un Dio vago che non hanno mai visto e che sono incapaci di vedere, e lo estraggono per osservarlo nel loro tempo libero. Credono nella mia esistenza solo nell'ambito della Bibbia. Per loro io sono equivalente alla Bibbia. Senza Bibbia io non ci sono, e senza di me non c'è Bibbia. Non prestano attenzione alla mia esistenza e alle mie azioni, ma dedicano piuttosto un'attenzione estrema e speciale a ogni minima parola della Scrittura. E molti di loro credono perfino che io non debba fare alcunché di ciò che desidero, se non è stato predetto dalla Scrittura. Assegnano alla Scrittura un'importanza eccessiva. Si può dire che assegnino un'importanza eccessiva a parole ed espressioni, al punto che utilizzano versetti della Bibbia per misurare ogni parola che dico e per condannarmi. Ciò che ricercano non è la via per essere in armonia con me o la via per essere in armonia con la verità, ma la via per essere in armonia con le parole della Bibbia. E credono che tutto ciò che non si conforma alla Bibbia, senza eccezione, non sia opera mia. Queste persone non sono forse i degni discendenti dei farisei? I farisei ebraici adoperavano la legge di Mosè per condannare Gesù. Non ricercavano l'armonia col Gesù dell'epoca, ma seguivano diligentemente alla lettera la legge, tanto che alla fine inchiodarono alla croce l'innocente Gesù, dopo averlo accusato di non seguire la legge dell'Antico Testamento e di non essere il Messia. Qual era la loro essenza? Non era forse che non ricercavano la via per essere in armonia con la verità? Si ostinavano su ogni minima parola della Scrittura, non prestando attenzione alla mia volontà e ai passaggi e metodi della mia opera. Non erano persone che cercavano la verità, ma persone che seguivano rigidamente le parole della Scrittura. Non erano persone che credevano in Dio, ma persone che credevano nella Bibbia. Sostanzialmente, erano i gelosi custodi della Bibbia. Per salvaguardare gli interessi della Bibbia e sostenere la dignità della Bibbia e proteggere la reputazione della Bibbia,
si spinsero fino a inchiodare alla croce il misericordioso Gesù. E lo fecero puramente allo scopo di difendere la Bibbia e di conservare nel cuore delle persone il prestigio di ogni minima parola della Bibbia. Così preferirono abbandonare il proprio futuro e il sacrificio espiatorio per condannare a morte Gesù, che non si conformava alla dottrina della Scrittura. Non erano forse dei lacchè di ogni minima parola della Scrittura? E che dire delle persone di oggi? Cristo è venuto a trasmettere la verità, eppure loro preferirebbero espellerlo dal consesso umano per acquisire l'ingresso in cielo e ricevere la grazia. Preferirebbero negare del tutto l'avvento della verità per salvaguardare gli interessi della Bibbia e preferirebbero inchiodare di nuovo alla croce il Cristo ritornato nella carne per garantire l'esistenza perenne della Bibbia. Come può l'uomo ricevere la mia salvezza se il suo cuore è così malvagio e la sua natura è così antagonistica verso di me? Io vivo tra gli uomini, eppure l'uomo non sa della mia esistenza. Quando illumino l'uomo con la mia luce, egli rimane ancora ignaro della mia esistenza. Quando scateno la mia ira sull'uomo, egli nega la mia esistenza con ancora maggior vigore. L'uomo ricerca l'armonia con la parola, con la Bibbia. Eppure nemmeno una persona si presenta davanti a me per ricercare la via per essere in armonia con la verità. L'uomo alza gli occhi verso di me in cielo e dedica un interesse particolare alla mia esistenza in cielo. Eppure nessuno si cura di me nella carne, poiché io che vivo tra gli uomini sono semplicemente troppo insignificante. Coloro che ricercano soltanto l'armonia con la parola della Bibbia e ricercano soltanto l'armonia con un Dio vago rappresentano per me uno spettacolo penoso. Questo perché ciò che essi adorano sono parole morte e un Dio in grado di fornire loro tesori incalcolabili. Ciò che adorano è un Dio che si pone alla mercé dell'uomo e che non esiste. Che cosa allora possono guadagnare da me simili persone? L'uomo è semplicemente di livello troppo modesto per la parola. Coloro che sono contro di me, che mi pongono richieste illimitate, che non hanno amore per la verità, che si ribellano contro di me, come potrebbero essere in armonia con me? Coloro che sono contro di me sono coloro che non sono in armonia con me. E così pure sono coloro che non amano la verità e coloro che si ribellano contro di me sono ancor più contro di me e ancor meno in armonia con me. Tutti coloro che non sono in armonia con me li consegno nelle mani del maligno. Li abbandono alla corruzione del maligno. Lascio loro piena libertà d'azione per rivelare la loro malvagità e, in definitiva, li consegno al maligno perché vengano divorati. Non mi importa quante persone mi adorino, vale a dire che non mi importa quante persone credano in me. Tutto ciò che mi interessa è quante persone siano in armonia con me. Questo perché tutti coloro che non sono in armonia con me sono malvagi che mi tradiscono. Sono miei nemici e io non custodisco i miei nemici in casa mia. Coloro che sono in armonia con me saranno sempre al mio servizio in casa mia e coloro che si pongono in contrasto con me subiranno per sempre la mia punizione. Coloro che tengono conto solo delle parole della Bibbia, che non si interessano della verità e non ricercano le mie orme, sono contro di me, poiché mi racchiudono entro i limiti della Bibbia e mi imprigionano nella Bibbia,
e così sono blasfemi al massimo grado contro di me. Come potrebbero persone simili presentarsi davanti a me? Non prestano attenzione ai miei atti, né alla mia volontà, né alla verità, ma sono invece ossessionati dalle parole, parole che uccidono. Come potrebbero simili persone essere in armonia con me?